Carissimi amici, ebbene, anche il sabato sera, quando si può, ci si dedica un po' di relax, un po' di distrazione, qui si ambienti con buona musica, con bella gente. Allora qualcuno mi dice: ma e se in questa situazione così complicata che stiamo vivendo, in cui si parla di restrizioni, di eventuali chiusure, magari non potrai andare più, non si faranno più queste serate, bisogna starsi super attenti nonostante il vaccino e compagnia bella, cosa farai? Come la pensi? Cosa pensi di fare? Cosa dobbiamo fare? Non c'è nulla da fare a livello soggettivo. Noi, vedete, noi non è che siamo nei Don Chisciotte, dei rivoluzionari. Cioè, noi con la nostra soggettività non è che possiamo cambiare una situazione che è nazionale, forse europea. E allora noi dobbiamo pensare a noi stessi, cioè noi ci dobbiamo relazionare con le cose che accadono, nel momento in cui accadono, cercando di trarre da ogni situazione il meglio per noi stessi, trarre dalle situazioni che accadono il meglio per noi stessi. Questo siamo chiamati a fare, non a pensare se succede quello, poi non potremo fare quello, e cosa farò e cosa non farò, dove dobbiamo andare. Ognuno di noi risponde a se stesso. Noi non dobbiamo fare delle elucubrazioni mentali, pensare a un futuro che non ci appartiene, insomma, né? Almeno non ci appartiene nel senso che non siamo noi a poter sapere o pensare come gli equilibri ci saranno in futuro. Dobbiamo prendere quello che accade, dobbiamo essere sempre aperti alla vita. Ci si concede una passeggiata e faremo una passeggiata. Ci si concede, come questi ragazzi qua, di giocare. Vedete? Pure questi bambini là fuori, di divertirsi sulle giostre, sulle altalene, insieme con i loro genitori, con i nonni, in questo bel parco. E si fa questo. Un domani magari che lo chiuderanno. Oppure quelle feste, queste festicciole del venerdì o del sabato sera, non si faranno per un periodo. E beh, non le faranno per un periodo e vuol dire che non le faremo. Faremo quello che ci sarà consentito fare. Faremo quello che ci sarà consentito fare. Noi pensiamo troppo, quello è il problema. Vogliamo cambiare il mondo secondo un nostro modo di vedere. Non possiamo farlo semplicemente, oppure sprechiamo troppo energia mentale, troppo stress per cercare di far andare le cose così come noi pensiamo che debbano andare, e nemmeno possiamo cercare l'unanimità nelle persone che incontriamo, ognuno giustamente secondo l'informazione a cui attinge ha una idea di dire: no, facciamo bene, si fa bene a fare così, dobbiamo stare attenti, portiamo le mascherine, facciamo il distanziamento. Qualcuno dice: no, però va bene se siamo vaccinati, allora perché dobbiamo fare queste cose? Ma è giusto, non è giusto? Le feste, i mercati non si fanno più, le fiere. Non possiamo fare nulla. Vedete, dove sto io si facevano due fiere proprio a distanza di 2 giorni, uno in occasione di Santa Lucia, 13 dicembre,
E il giorno dopo, in occasione di Sant'Agnello, 14 dicembre, fiere in passato molto belle, con non solo bancarelle, ma giochi, un po' dappertutto, era una festa di Natale anticipata. Ovviamente quest'anno non si è fatto semplicemente nulla, ne prendiamo atto. Sarà giusto, non sarà giusto. Possiamo pensarla come vogliamo, però noi dobbiamo mettere al centro di noi stessi noi, noi al centro di noi stessi, e fare quello che noi possiamo fare, che riteniamo giusto fare e che riteniamo che ci faccia bene, che ci faccia stare felici. Oggi vi dirò di più. Oltre a questa passeggiata molto bella stamattina in questo altro piccolo parco, nel primo pomeriggio andrò a vedere sempre una partita di calcio di mio figlio che gioca in prima categoria nei dilettanti. Il tempo permette, anche se fa un po' freschetto, ma non tanto, insomma. Andrò a vedere. E niente, poi stasera ci riuniamo per vedere una partita importante in TV, Milan-Napoli. Si vive forse di piccole cose, poi io ho questo canale che mi dà tante soddisfazioni, sono un rapporto con voi stupendo, sono un rapporto con amici stupendi, tante cose non si possono fare, noi negli anni passati, in occasione del Natale, magari delle festività, organizzavamo anche delle gite, vedere i mercatini. C'è un amico che organizzava dei pullman anche fuori di 3-4 giorni, andava in Toscana, addirittura una volta fino a Bolzano. Si organizzavano tante belle cose, adesso non si organizzano più, anche perché questi pullman viaggiano a metà dei posti a sedere, la gente poi sostanzialmente ha paura, comunque le condizioni meteorologiche sono un po' avverse, quindi non si riesce nemmeno ad organizzare. Non lo si fa, semplicemente non lo si fa. Si fa altro. Vedete, è come un comandante che sta su una nave in tempesta, no? In mezzo all'oceano. Non è che il comandante di questa nave, noi siamo il comandante della nostra nave personale, non è che il comandante può far cessare la tempesta. Può cercare di governare la nave nel migliore dei modi, cercando la rotta migliore, cercando di non far spostare il carico che c'è a bordo per evitare sbandamenti. E tutte le cose che si fanno per andare al meglio, sapendo che comunque il cattivo tempo passerà, passerà prima o poi, comunque si attenuerà. Il cattivo tempo nella vita di ognuno di noi poi alla fine è un modo di vedere, perché le cose brutte, pure cattive notizie, dirette o indirette, ce ne stanno agli ossa sempre. Dipende anche dal modo di vedere. A volte abbiamo notizie infauste di amici, parenti che magari non stanno bene, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo vedere altro. Dobbiamo vedere al di là soprattutto non dobbiamo chiuderci, questa è la cosa importante. Mi rivolgo soprattutto a delle mie carissime amiche, voi amiche mie del canale, perché molti di voi dicono quella parola brutta, ormai, dice no, io mi ricordo, c'ho una certa età, ricordo quando facevo questo, quando facevo quello, oppure quando c'era mio marito, quando andavo qui, andavo lì. No, la vita è adesso. Non è né domani né ieri, la vita è adesso. Nonostante le restrizioni che ci sono, che verranno, che potranno venire, però ricordatevi che la vita è sempre bella. Quando il tempo è brutto, piove, la tempesta, noi siamo riparati, semplicemente poi esce il sole e usciamo. Facciamo quello che possiamo fare, soprattutto quello che ci viene spontaneo fare. E vedete, guardate. Questo è un posto vicino a casa mia, un
forse non vi ho fatto mai vedere. Vedete là in lontananza un po' di bambini che giocano, poi là addirittura campi da tennis lontano di là, questi ragazzini che giocano. La vita ci sta, è questo che non vi voglio tediare a lungo. E abbiamo aperto con immagini di festa, e quindi vi auguro una buona settimana a tutti. Mi raccomando, siate il comandante della vostra nave, sempre avendo l'obiettivo di conservare il sorriso e tendere alla felicità nonostante tutto. Un abbraccio, ciao, vi voglio bene.